ma cosa conteneva? Carbone? Ai nostri microfoni il presidente dell'autorità portuale della Spezia. Oggi siamo ai confini di Pagliari e nella marina di Canaletto con Fossamazza, con questo abbattimento, come vediamo nelle spalle, alle spalle del presidente, due silos dell'Enel. Questa marina cambierà volto e faccia. Beh sì, noi oggi siamo in una delle zone industriali e forse anche più degradate del nostro territorio, con questi silos abbandonati, con questo termine che da anni era in questa condizione. E l'obiettivo è quello di demolire il silos, sistemare l'area, mettere a posto la banchina, e cioè fare una grande opera di riqualificazione di questa zona, che insieme alla Darsena che è alle spalle, insieme al Molo Pagliari, può e diventerà una importante marina diportistica in cui potranno essere adeguatamente e onorevolmente collocate le marine di Fossamastra e le marine restanti del Canaletto. È una zona che verrà progettualmente molto bene e che insieme alla fascia di rispetto di cui stiamo definendo la progettazione, che verrà realizzata in quest'area, contribuirà molto a migliorare la qualità della vita di questo territorio, che è un territorio in cui sono presenti molte attività di carattere industriale anche pesanti, come il porto, come la cantieristica, come la nautica e anche come la diportistica, ma che è giusto cercare di far convivere anche con la residenza, migliorando il più possibile la qualità della vita dei residenti. Questo è il nostro obiettivo e cerchiamo di farcelo, sperando di avere non sterili contrapposizioni ma contributi di aiuto da parte di tutti. Quindi Astroradio, il sindaco Massimo Federici, siamo ai confini con la località di Pagliari e di Fossamastra, un altro pezzo alla città, sindaco. Sì, è un altro momento di riqualificazione di una zona che ha subito moltissimo dal punto di vista delle conseguenze negative dell'espansione del porto, ma che oggi attraverso molti interventi, a partire anche da quello della Darsena recentemente attivata, inaugurata ed attivata, e a quello di oggi può diventare, anzi sta diventando, un quartiere molto riqualificato e molto interessante. Proprio in questi giorni sono partiti i lavori del cosiddetto POR di Fossamastra, e cioè tutti interventi di riqualificazione. Faremo soprattutto le nuove pedonalizzazioni, i nuovi marciapiedi e poi tutta un'altra serie di interventi molto importanti, tra cui anche la reggimentazione del Fossamastra, risolvendo finalmente il problema delle esondazioni. Questo lavoro partirà entro la fine dell'anno. Insomma, sono tantissimi gli interventi previsti, tra cui anche quelli dell'autorità portuale. Con la fascia di rispetto si completerà finalmente una operazione di riqualificazione nei confronti di un ambito, di un quartiere che lo richiede e lo merita sicuramente.